Ciao a tutti da Gerardo Paterna per Realtor TV. Oggi abbiamo un ospite d'eccezione, abbiamo in studio Massimiliano Pochetti di Casa Share, a cui faremo tre semplici domande. Intanto grazie per essere intervenuto. Grazie a voi. Benissimo. Allora, partiamo subito con la prima domanda. Allora, Casa Share è sul mercato da circa 3 anni, quindi diciamo che sei ancora in fase di startup, se vogliamo. Allora, quali sono le difficoltà che hai affrontato nel far capire bene al tuo mercato, quindi agli agenti immobiliari, i vantaggi che avrebbero avuto dall'utilizzare il tuo strumento tecnologico? La prima, fine 2012, inizio 2013, è un po' una fase beta, cercare di capire se quello che avevamo fatto andava un po' nella direzione poi del mercato. Chiaro che noi abbiamo cominciato in un momento dove, io dico sempre, le case si vendevano ancora un po' da sole, quindi certo. Nel momento in cui il mercato tira non c'è tanto bisogno, insomma, di guardarsi intorno e cercare di capire se c'è un problema da affrontare. Quindi sottolineo anche sempre questo aspetto, un po' l'unica cosa che invito ai Stati Uniti, che non è sicuramente la creatività, noi ne abbiamo tanta di creatività, è la capacità di quei professionisti di, nonostante il mercato vada bene, però di riuscire ad avere sempre un occhio attento su quello che sta arrivando, per far sì che quando poi i modelli cambiano il meccanismo non si grippi, chiamiamolo così. Difficoltà tantissime, ovviamente. Arriviamo con un concetto di mettere al centro il cliente, non il prodotto, quindi di conseguenza con tutte le difficoltà del caso, dove incontri i professionisti che ancora oggi mettono al centro il prodotto. Per carità, acquisire un buon immobile, avere un immobile vendibile a prezzo è importante, però nell'oltre il 90% dei casi possiamo dire che un utente non trova interessante il nostro parco immobili e l'idea di doverlo lasciare dentro una banca dati o su un gestionale, francamente, penso che lasci un po' il tempo che trovi oggi. Quindi il tuo strumento, diciamo che non si limita a creare una banca dati, ma spinge proprio all'attività. Infatti tu bene l'hai chiamato Active Finder, quindi, caro agente, ti do la possibilità di ampliare virtualmente il tuo parco immobile in modo tale da poter servire sempre la richiesta del cliente anziché parcheggiarla e facilmente perdere questa opportunità. Hai sottolineato un aspetto importante, perché Active Finder? Proprio per questo motivo, cioè il Finder degli Stati Uniti, che sostanzialmente c'è negli Stati Uniti, raccoglie quella bassissima percentuale di immobili dei privati e sostanzialmente raccoglie gli incarichi scaduti degli altri agenti immobiliari, certo. Gli incarichi in MLS scaduti. Il nostro è un concetto totalmente diverso, attivo, cioè rendere l'operatore attivo. Nel momento in cui abbiamo un cliente acquirente che può comprare, perché chiaramente dobbiamo selezionare, l'agente immobiliare seleziona e sa se un utente può comprare, dobbiamo essere in grado nell'arco di brevissimo tempo di capire se esiste quello che sta cercando e dove sta e chi ce l'ha. Ecco, l'Active Finder ad oggi è l'unico strumento sul nostro mercato che si pone questo obiettivo, sì. in maniera concreta. E che raccoglie anche, se non ricordo male, le informazioni che derivano non soltanto dalle agenzie immobiliari, quindi le inserzioni degli agenti, ma anche quelle dei privati e addirittura delle aste. Sì, perché comunque noi vogliamo essere, il nostro obiettivo è quello di essere a tutti gli effetti, siamo una sorta di Google a livello professionale, però non aperto al pubblico, utenza privata. E quindi è chiaro che per noi è importante aggregare tutta l'informazione, quindi quando tanti ci dicono va in contrapposizione all'MLS, sotto il punto di vista dei dati non c'è assolutamente storia, chiaramente, perché certo. Noi ospitiamo, tra virgolette, i dati che riguardano i privati, quindi gli annunci dei privati, filtrati, scremati in un certo modo, abbiamo le aste immobiliari, anche lì facciamo un lavoro bellissimo, perché anche lì lavoriamo sull'univocità della procedura, prendiamo tutti gli annunci degli agenti immobiliari sui più grandi portali immobiliari, ma con l'univocità dell'inserzionista anche lì. Certo. Quindi non ci sono duplicati okay. A livello di inserzionisti, non sì. Di immobili. Questo perché, ci tengo a sottolinearlo Gerardo, è bellissima questa domanda perché ci permette proprio di chiarire definitivamente. Quando tanti dicono che cos'è il Trovit, un Trovit, sì. Parliamo di due strumenti completamente diversi, cioè uno nasce chiaramente per un'utenza privata e quindi dà delle possibilità facili, semplicistiche. E ha tutte le sue limitazioni del caso, a Trovit gli immobili gli vengono inviati dai portali, quindi gli viene inviato un certo quantitativo certo. Di informazioni. Il privato non se lo trovi.
tutta una serie di problematiche. Noi siamo uno strumento, prima di tutto ci tengo a dirlo, indipendente. Cioè, noi non riceviamo flusso dai siti, nonostante tutto io ringrazio i maggiori portali che si sono messi subito, da subito a disposizione, del tipo: ma te li diamo noi gli annunci, perché devi venire da solo a prenderli? Per noi è importante questa indipendenza, perché ci consentirà sempre di capire gli inserzionisti dove si stanno muovendo e come noi possiamo essere sempre efficaci. Bene, bene. Allora, sappiamo che di recente una società che opera nella mediazione del credito è entrata nel capitale di CasaShare, quindi diciamo dandovi anche così una prospettiva in termini di investimenti, di sviluppo, no, del progetto. Quali sono quindi le prossime evoluzioni che dobbiamo aspettarci? Ma l'ingresso in questo caso di Credipass, possiamo dirlo, è tutta i pianeti, il mondo che ruota intorno a Credipass. È stato un approccio, un ingresso importantissimo, prima di tutto perché secondo il mio punto di vista non avrei potuto avere un partner migliore che una società di mediazione creditizia che non è direttamente coinvolta, diciamo, nell'immobiliare stesso. Nonostante le aziende dell'immobiliare hanno avuto a suo tempo la possibilità di valutare questa idea, ma evidentemente non l'hanno ritenuta all'altezza a suo tempo. E, che prospettive? Prospettive grandissime, prospettive che ci porteranno da qui alla fine dell'anno a sostituire il 50% del nostro parco immobile, nostro tra virgolette, del parco immobile intercettato online, da fonti dirette. Ci staccheremo gradualmente dai portali immobiliari e andremo direttamente a prendere gli immobili sulle piattaforme e siti web delle agenzie. Ah, quindi andrete a catturare il dato direttamente dal sito web della singola agenzia? Esattamente, okay. Esattamente. E la seconda parte che è molto importante è tutta la parte che riguarderà la profilazione di cui abbiamo parlato durante la diretta, che è una cosa che mi attrae già da un anno e mezzo, su cui già stiamo lavorando, siamo già a buon punto, ma da qui alla fine dell'anno noi forse saremo l'unica azienda in Italia che lancerà un prodotto che possa essere, diciamo, contrapposto al modo di acquisire le richieste profilate, e addirittura acquisire immobili sul territorio in automatico attraverso delle procedure, quindi sapere che ci sono degli immobili in vendita addirittura in un determinato indirizzo, numero civico, a un piano e dixi metri quadri. Bene, bene. Allora, adesso la sfida più grande, sì. No? Allora, descrivere in camera, no? Sì. In meno di un minuto all'agente immobiliare cosa può sinteticamente fare con CasaShare e perché non potrà più farne a meno. La camera è quella. Benissimo. Allora, con CasaShare ovviamente possiamo prendere tutte le nostre richieste inevase che abbiamo dentro i gestionali e cominciare a fare un matching con il web. Fare il matching con il web significa capire se esiste l'immobile che sta cercando il nostro cliente e quindi attivarsi immediatamente. Questo si traduce in fatturato che altri colleghi in assenza di CasaShare non possono ottenere, e avere un maggiore controllo sugli annunci dei privati che vengono pubblicati online. Se ci occupiamo di aste immobiliari, quindi di clienti investitori che vogliono investire il loro denaro in immobili, possiamo anche seguire le loro esigenze attraverso un unico strumento, e attraverso la nostra attuale politica commerciale di rilasciare una licenza ogni 10.000 abitanti per comune, siamo convinti che possiamo selezionare alcuni professionisti del territorio che possono avere un vantaggio concreto in termini concreti, quindi di fatturato. Bene, come si entra in contatto con CasaShare? Sito web? Sito web www.casashare.it, richiesta di registrazione per provare gratuitamente il prodotto. Perfetto, Massimiliano, grazie mille, grazie a voi che ci avete seguito. Da Gerardo Paterna per Realtor TV, a presto con un altro importante ospite. Grazie a tutti.